Eccoci qua, buongiorno a tutti. Ciao Leonardo, ben trovato, ciao. Buongiorno, Come buongiorno. andiamo? Oh, Tutto bene? Tutto sì, regolare? mi sono svegliato con un'unica ossessione. Ah, qual è Ma l'unica ossessione? nella notte abbiamo fatto poker, dal triplete al poker, non lo so, alla Casa del Popolo di Querceto si vede la partita, poker, poker. Allora, cari amici, preparati, caro Leo, perché oggi c'è anche la Gazzetta dello Sport che ci dedica due pagine, quindi oggi rassegna stampa più ricca, più Male. variegata, c'è anche lo speciale in edicola del quotidiano Nazione per chi oggi vuole leggere e poi ovviamente tante curiosità, tante notizie. Partirei subito, Leonardo, se non hai niente da dire, niente da No, aggiungere, io non sono, sei no, io previsto. sono talmente eccitato all'idea della lettura dei giornali che non ho niente da Bene, aggiungere. perfetto. Allora andiamo sulla prima pagina del Corriere dello Sport Stadio che apre con un titolo che riguarda Nico Gonzalez. Il titolo è Nico a mille. Nico a mille. In conference 10 gol in 2 anni, vuole la Coppa al Viola Park. Beh, non solo Nico, la vogliamo tutti la Coppa al Viola Park. altro record eccezionale, 10 clamoroso, gol in 2 anni. fantastico, meraviglioso. Noi compriamo Cabral il gennaio scorso che aveva appunto fatto 10 gol, ma in un'edizione, non in 2 anni. Noi siamo sempre a quelli per comprare la roba a rate, per dilazionare il pagamento, capito? Però questo è bello. 10 gol in No, 2 anni, come se in fosse una due roba da anni. titolo, no? No, Perché no? è pazzesco come noi si cerchi sempre di andare alla meno, alla meno, alla meno. Io guarda, Ai, ai, ai. comunque è vero una cosa, questo sì, è vero che Nico Gonzalez è l'unico giocatore, o quantomeno fra i pochissimi, che ha i colpi per farcela vincere. Speriamo che qualche colpetto gli sparta questa girata. Ah sì, questo non c'è dubbio, che lui poi abbia il colpo per farla vincere è poco ma sicuro. Questo, diciamo, è un dato, diciamo, importante. Va bene, cari amici. No, ma era giusto per, come dire, per strappare un sorriso a Leo sul titolo di oggi. Poi, No, in 2 anni. in 2 anni, Nico Gonzalez ha fatto 10 gol. Va bene. Commisso per tenerlo ha rifiutato un'offerta da 43 milioni, questo è vero, Io mi diciamo, domando, risponde a quello no? dello scorso estate. Mi Vai, Leo. domando, ma perché affannarsi, impegnarsi, sudare, complicarsi la vita per fare 10 gol in 10 partite, quando puoi tranquillamente farne 10 in 2 anni e avere il titolo in prima pagina, bellissimo, con la tua foto e urla, eccezionale. Cioè, segnate poco. Questo messaggio del giornale è segnate poco, tanto il titolo vi se lo fa uguale. Ecco. Va Così bene, non può andare avanti la cosa. va bene. Allora, cari amici, ovviamente sempre insieme a tutti voi, andiamo avanti sfogliando il Corriere dello Sport Stadio, il titolo d'apertura, Nico, leader vero, domani sera la Mamma finale di mia, Atene se c'è uno che non è contro... un leader è Nico Gonzalez, cioè ci sono i leader, cioè, tutti, Nico Gonzalez, no, più leader di Nico Gonzalez credo sia Vannucchi, quel ragazzino di 17 anni, più In leader di Nico. conference 10 gol in 2 anni, arriva al top della condizione, ma il suo futuro è da decifrare, scrive il No. Corriere dello Sport Stadio, facendo riferimento ovviamente a Nico Gonzalez. E poi ecco i numeri della conference di Nico: presenze 10 quest'anno, gol 2, x gol 4, tiri totali 26. Ragazzi, come si No, fa a dire? io Cioè, impazzisco. Quindi non è vero che lui ha fatto 10 gol in 2 anni, ne ha fatti 2 in 10 partite, è diverso. Quest'anno, no, quest'anno, Mamma, quest'anno, quest'anno mamma. di 2 in 10 partite. Ma questi non si vergognano a scrivere questa roba. Cioè, Davvero. ma questi si devono vergognare a scrivere questa roba, dai, Allora, ma un'idea, ma fatemi balenare un'idea. intanto, ragazzi, Andiamo avanti. quest'articolo invece ci dice che i primi tifosi viola sono già ad Atene. Oggi arriva anche Rocco, Leo. Hai fatto diciamo così, una battaglia a perdere L'unico, su questa cosa del l'unico. presidente. No, ho Come hai fatto fatto la la battaglia a battaglia a perdere? vincere. Hai Beh, perso su questa battaglia. è qui che ti sbagli. È qui che ti Eh sbagli. sì, mi Perché sbaglio, senza credimi. la mia battaglia, lui la guardava sul suo davanzale in Sì. FPS. La mia battaglia ha vinto portando Rocco ad Atene. Va bene. 9.000 in arrivo da Firenze, squadra atterrata in serata e arriva Rocco, la Fiorentina oggi Poi arriverà. oggi arriva Rocco, se tu mi permetti, lo dicono loro. Ha
al momento in cui Rocco sarà ad Atene lo potremo dire anche noi, perché sai, io per l'appunto ieri ero alle di radio quando Federico Sartoni, Federico Sartoni si affannava ad avere notizie dalla Fiorentina e la Fiorentina non sapeva niente, quindi vediamo. Allora devo dirti questo, sono, diciamo così, un po' interdetto sul giudizio di questo allenatore, perché non vorrei che una persona ben informata, Francesco Casini, che ieri sera dall'amico Simon a Italia 7 con Bucchioni presente ha detto che non arriverà né Aquilani né Palladino, non vorrei a questo punto che veramente arrivasse Baroni a allenare la Fiorentina. Tu che pensi di Baroni quando dovesse arrivare? Io non penso nulla su Baroni, penso che quest'anno abbia fatto un grande miracolo sportivo, che è riuscito a salvare il Verona, che merita 10, non è il tipo di calcio che mi piace, quindi io non prenderei Baroni allenatore della Fiorentina, ma su Baroni potrei avere notizie, di primissima mano, e quindi tra qualche ora saprete tutto. Bene, mi raccomando Leo, potremmo dare aggiornamenti. Ragazzi, iscrivetevi al canale WhatsApp anche per avere gli aggiornamenti in tempo reale con le notizie che diamo, arricchiamo di contenuti il canale WhatsApp, quindi se vi iscrivete lì trovate ovviamente anche. Quindi Leo, su questo sì, mi raccomando. Su Baroni mi impegno a farvi sapere qualcosa. Se Francesco Casini dice questa cosa, ritengo che sia uno informato e non vorrei che sfumasse Palladino, Leo, allora, e magari arriva veramente un terzo nome che non è Paolo sì, Vanoli, ma sarebbe, ora con tutto il rispetto, sarebbe l'ennesimo, sarebbe il ridimensionamento furbo, la roba che fanno sempre loro, si esatto, furbescamente, è furbo, che prendono uno che quest'anno Fiorentino ha fatto bene, e quindi questo però sarebbe un grande guaio. Tra l'altro su Baroni alla Fiorentina c'è tutta una narrativa, una storia clamorosa di quando venne da giocatore e procurò la cacciata di Monti, di Roggi, c'era Roggi a fare il direttore sportivo e procurò la cacciata di Roggi perché praticamente Vittorio Cecchioli accusò Roggi di aver fatto un figlio sull'arrivo di Baroni a Firenze. Immagino. E quindi strappò il contratto di Baroni, buttò fuori Roggi, poi Baroni andò a Napoli e stette meglio perché a Napoli poi alla fine mi sono ottenne degli ottimi risultati. No, credo, non mi ricordo, potrebbe essere, sì. Potrebbe allora, missione Atene, scrive il Corriere Fiorentino, vedete la foto della squadra in partenza, bella questa foto, molto bella, mi piace. Vedi, c'è Nico Gonzalez con Beltran e chi è stato? Martinez Quarta, gli argentini in partenza. Guarda le belle maglie bianche, belle queste maglie, immacolate, molto belle, molto eleganti. Anche qui si fa il Real Madrid. E la voglia di portare un trofeo a Firenze. L'argentino può essere decisivo con i suoi gol. Quest'anno è già arrivato a 15. Due tutti gli ha fatti uguali, in conference. Tutti uguali. Si telefonano le redazioni. Che tu metti? Comunque, Leo, dai. Metto anch'io. Va bene, andiamo alla Gazzetta dello Sport. Italiano studia le mosse finali, Viola sempre a trazione anteriore, le invasioni di Quarta, i tagli di Nicola, imbucate di Bonaventura, ma contro l'Olympiacos servirà pure attenzione. Fiorentina, operazione Atene. In attacco Belotti favorito su Nzola, con Kwame che da sinistra può inserirsi per i colpi di testa. Dunque questo per Mamma quanto mia. Riguarda la formazione. Poi anche questo è un'analisi proprio scientifica, Lo scrive anche la Gazzetta, commisso c'è per la vittoria e per la dedica a Gio Barone. Perché lo scrive in giallo? Il riquadro è bello invece scriverlo in giallo. Vedi, ad Atene ci saranno anche la moglie sopra, e quattro qui sopra dell'ex di G. Viola, recentemente scomparso. Dunque, bella, anche questa notizia. C'è un'intervista a un grandissimo Leo, ecco, lui la finale la vincevamo, vai. Adrian Mutu, grande Adrian. Finale... Se c'era lui nella Fiorentina, ecco, fosse sceso in campo. C'era lui nella Fiorentina, se ne ha vinte 4-5 di Teosei, di Taffani. Se ne ha vinte 4-5, no. Si usavano come fermaforte. Non c'è paragone. Le coppe si usavano come fermaforte. Bravo, lei ha ragione. Le coppe, no, le coppe. La coppa delle conferenze, come ci ha detto il...
Ora ci riprendiamo quello che abbiamo chissà lasciato perché, per strada. Chissà Speriamo, perché Adrian. Coppa de, chissà perché Coppa delle Conferenze. C'è non chi so. fa. Ci saranno delle. Sarà uno sponsor diciamo, che si occupa di microfoni, di turismo congressuale, non lo so. Esatto. L'ex attaccante indica la via, equilibrio, gol e pazienza, la motivazione c'è. Grazie italiano, ho giocato con lui, sa farsi ascoltare, dice Butto. Dove hanno giocato insieme? A Verona hanno giocato insieme. Sì, è vero, a Verona sì. Hanno giocato insieme. Ma Butto era proprio un bambino. L'italiano di oggi si rispecchia in questo essere giocatore, vedeva il gioco, sembrava un tecnico in azione, lui e Colucci si capiva che avrebbero allenato, Vincenzo serviva, studiava, capiva il volo e ripeto, aveva grinta, la passione di chi ce la vuole fare e questo nel calcio conta sempre un bel po', quasi tutto, se vuoi arrivare ti comporti di conseguenza. Frey ci ha detto che Nico Gonzalez un po' le assomiglia, ha il numero 10 giusto? Nel numero sì! No. Grande Adrian, mi parte la querela. Dico Gonzalez assomiglia a Mudo. Dai ragazzi, diciamo che deve stare un po' più attento ai calci di rigore, dice Mutu. Su quale giocatore puntare? Su Buonaventura, dice lui. E gli piace Sottil a Mutu, Leo? Gli piace Sottil. Ah sì? Gli piace Sottil. Chissà. Vabbè, ragazzi, un po' discontinuo. Bene, ma non è che è infallibile Muto, cioè insomma, anzi, è fallibile. Quindi, certo, fa un po' discontinuo, gli effetti ce ne siamo accorti. Un po' discontinuo. Sì. Andiamo alla Nazione che oggi è in edicola con lo speciale. Il titolo però di apertura dello Sport è questo: è lo speciale Fiorentina, una notte per la storia. Brividi ed emozioni domani. Atene in Conference, caccia un trofeo che manca da 23 anni. Spiega lo speciale della Nazione. Vabbè, poi questo però mi sembra il titolo più corretto, giusto, sobrio, senza tanti svolazzamenti. Sì, al punto, emozioni, è giusto, si vive una finale, si vive un'emozione. Appuntamento con l'Olimpo nella parte sportiva, Fiorentina. Qui frederei un attimo. Domani la terra è la finalissima. Scalerei un attimo. E poi c'è questa notizia di Belotti che vince il ballottaggio, eccolo qua. Belotti vince il ballottaggio e si prende la 9. Pochi dubbi su chi scenderà in campo. Italiano sceglie l'esperienza internazionale. Ma questo è un ballottaggio creato ad arte da chi non sapeva come fare a riempire le sue trasmissioni per una settimana. Vabbè, un po' l'abbiamo creato anche noi allora. Un po' l'abbiamo creato noi. Si è detto semplicemente a Belotti. No, noi si sapeva benissimo. No, all'inizio lanciamo un Zola titolare, dai, non dire. No, non dire ho capito, ma durò due giorni, ma era una provocazione nei confronti di chi voleva e si chiedesse scusa, dai. Sì, questo è chiaro. Va bene, superati i 30.000, lo stadio esaurito. Cioè, al Franchi hanno venduto più di 30.000 biglietti, Leo. Spettacolo. Questo testimonia una cosa fondamentale, triste a mio avviso, che ormai per i fiorentini non importa neanche più la partita, andrebbero comunque allo stadio, vanno anche... Io infatti il prossimo anno non farei... Consiglierò di non iscrivere la Fiorentina al campionato e di vendere comunque gli abbonamenti e i biglietti. Vedrai comunque, lui lo riempie quasi. A ognuno il suo bomber, Conference, questione di gol, titola Repubblica. In questa stagione Belotti con la maglia viola ha segnato appena 2 reti, il suo rivale El Cabi è arrivato a quota 32. Uguale praticamente, manca un 3 davanti. Se togli il 3 davanti, 32 a 2. Hanno segnato uguale, ti immagini. No, io sono imbarazzato per gli attaccanti della Fiorentina, però domani è una partita secca, quindi domani sono tutto a zero. Sì, esatto. Parte da 0-0. Ho iniziato a giocare per strada, lavorando per mantenermi e capendo che la vita non era facile. Yayub El Kabi, ma non è mia buono, è inutile ci faccia tutta la storiella da subito. Anche perché, ragazzi, 49 presenze stagionali, 32 gol, il campionato greco, Leonardo, come lo definisci? Come livello? No, molto inferiore anche al campionato belga, secondo me. La conference, loro sono partiti all'Europa League. Ma poi lui quest'anno ha avuto la stagione dell'esplosione, oggettivamente lui quest'anno è esploso, ma fino ad ora non aveva mai fatto tanti gol. Finora era della famiglia dei Belotti e degli Isolà. Ora improvvisamente ha avuto questo battito d'ali.
Una trasferta a rischio, squadra in ritiro lontano dal centro, i Viola rispetto all'anno scorso sono partiti con un giorno di anticipo per preparare al meglio la sfida che vale la stagione, oggi l'ultimo allenamento, ieri sera quanto mi sono divertito a commentare quello lì di Sky, guarda, una cosa incredibile, ieri sera le bombe perché ci ha visto ragazzi, è stato troppo divertente, quello là parlava degli assalti, dei cosi, gli scontri, incredibile, poi gli hanno detto un attimo, calma, calma, buono, gli hanno detto da regolare, lui subito... Comunque, siamo lontani dal centro, lontani dal centro. Lontani dal centro. Chi? Presidente c'è. La Fiorentina è lontana dal centro il ritiro. Il ritiro lontano dal centro. Lontano. Il presidente? Presidente ragazzi, c'è. Ho portato ad Atene il presidente, mi dovreste ringraziare. Sì, sì, io stai ho a vedere se è stato tu. A portarvi il presidente ad Atene. Stai a vedere ho che sei stato tu. Cioè, stai a vedere che sei stato tu. Stai a vedere che sei stato tu. Stai a vedere se sei stato tu. No, allora, ma... di sicuro sono stato l'unico o fra i pochissimi che si è preoccupato del fatto che il presidente è andato. Questo sì. Solo questo per sì. Questo il presidente dovrebbe ringraziarmi, perché è nei miei pensieri, a differenza di questo altri sì. Che loro ci hanno messo nel dimenticatoio. Allora ragazzi, allora un po' di cose. La prima, ci troviamo stasera alle 18 per chi vuole alle bombe delle 6. Poi stasera siccome è l'anniversario del matrimonio, non faccio la live, vi organizzate autonomamente con Luca. Si fruga, stasera Mignolini stasera devo spendere per mia moglie, devo portare mia moglie a cena, devo stare con mia moglie, non ci sono, quindi non fate pure la live, fate quello che volete, non ci sono e problemi. E noi vi erudiremo invece con i masini sull'Olimpia Ossa. Mi immagino che cosa verrà fuori, benissimo, ottimo, e poi domani sera vi aspettiamo tutti da Bobo. Allora, un po' di cose perché tanti mi chiedono, adesso faremo anche una mail riepilogativa per chi viene, perché siete oggettivamente tanti, cioè l'anno scorso ci stimmo un numero di 50 persone e insomma facemmo tutto molto facilmente, quest'anno siete quasi il triplo, quindi gestire il triplo è un po' più difficile. Allora ragazzi, prima cosa, per chi viene, noi, io e Leo siamo lì dalle 20, giusto Leo? Andiamo lì alle 20, sì, forse anche un po' prima, giusto, io anche un po' prima perché mi sa che c'è da organizzare, fare, c'è da fare diverse cose, quindi venite prima se potete, soprattutto se volete salutare me e Leo, perché poi noi facciamo la live, quindi non è che non vi vogliamo salutare durante la cena, poi c'è da guardare la partita, quindi non venite 5 minuti prima se poi dice no, non hai fatto la foto, non ci siamo salutati, per forza, l'anno scorso è successo con qualcuno, mi dispiace, però se arrivate precisi, poi guardate la partita, dopo finisce come finisce, poi diventa dura. Comunque detto questo ragazzi, quindi venite dalle 20 in poi quando volete, noi la live la inizieremo 5 minuti prima della partita, alle 20:55, adesso prepariamo anche l'avviso della live e poi insomma partiamo e sarà una live, ci auguriamo, lunghissima e non triste, questo è il punto. Quindi per chi ovviamente, per chi ragazzi decide di venire, la situazione è questa, chi vuole disdire ci scrive una mail a info@violafan.it e non ci sono problemi ragazzi, non ci sono mai problemi, va bene? Ci sono, ci fa incazzare. Ci fa un po' incazzare, ma non ci sono problemi, ma noi siamo, ma noi va bene lo stesso, va bene lo stesso. Ma esatto, ma no, una domanda importante che mi ha fatto il mio figliolo e deve giocare, quindi arriverà tardi, perché gioca il Galluzzo e poi arriva. Sì. Sì. Ma la scena è durante la partita? La scena è durante la partita, poi tu li fai. Poi tu, ma scusa, sei lì, ma se ce l'hai accanto il figlio, ma fagli mettere via, gli dici dopo, ti metti d'accordo. Non è che c'è problema. Allora, per chi ha i bambini, io avevo mandato le mail, per chi ha i bambini e voleva un menù diverso, ragazzi, non ci sono problemi, però bisogna avvertire. Niente, hamburger e patatine, i bambini che vogliono, la scena. No, non lo so, me, magari qualcuno. Cioè, ma magari qualcuno. No, bambini, ce ne vuol meno da far culo. Bene, perfetto ragazzi. Allora comunque ora faremo la mia riepilogativa per tutti, grazie a tutti ragazzi e ci troviamo stasera alle 18 per chi vuole, siamo al top come sempre, vedo, promette bene, ciao ragazzi, ciao Leo, ciao 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 ciao.